San Pio, a Palermo. Servizi ed assistenza per anziani, autosufficienti e non. San Pio, assistenza 24 ore su 24. Colazione, pranzo, merenda, cena. Possibilità del servizio di ristoro in camera, attività ricreative e religiosa, se supportata. Ambienti climatizzati, attività di primo soccorso, somministrazione terapia, assistenza medica non continuata, servizio lavanderia, personalizzazione dei servizi. San Pio, professionalità e cortesia, da 25 anni, al servizio della terza età. Ho provato a cercarlo per ore e ci ho messo, sai, anima e core. Ho girato il mondo, mercatini alla Mecca, l'ho anche chiesto alla zecca e nemmeno là san dirmi cos'è. C'era uno che cantava e una donna con le ali, c'era un clown che dipingeva cavalcando ben due squali, ma la cosa più importante che vedevo era l'amore. Ecco che cos'è il pomofiore. Dimmi che cos'è il pomofiore. Ballare, sai suonare una patata, con l'orecchia sai girare la frittata. Non importa anche se sbagli, se ci metti la passione, questo è amore, il pomofiore. Triste tu, mi dicesti quando ti lasciai, non si può morire dentro, e morendo me ne andai, ora sono qui, dopo un anno l'ho capito. Se il nostro amore è un altro fallimento, non me la prenderò con te, con lui né con il vento, perché sono stato io a sollevarti il mento, perché non ti comprai e adesso non ti vendo. Tu ti nascondi tu, se c'è un altro dillo pure. Non si può morire dentro, è sorridersi così, anche senza te. Bella sì, ma triste non sarai, non hey. Si può morire dentro. Restando morirei, un puntino tu, la tua storia scriverei.
quando morirei. Abbracciami anche tu, ci sono troppe persone, se no io non fare l'amore qui alla stazione. Non stare lì a buttarvi i minuti, come tu lo sai, degli innamorati. Chissà quanti di voi si sono innamorati sulle note di questo gruppo storico degli anni 70. Alzino la mano tutti coloro, ecco, guarda Sara, guarda. Quanti siete stati galeotti. È vero. Qui davanti ancora, però insomma una buona persona. Certo. Allora volevo ricordare una cosa. Che siamo stati ospiti al Pomofiore di tanti anni fa a CTS con Gianni Creati. Applauso al grande Gianni Creati, veramente. Che io dico sempre, al quale io non sono degno di slacciare i sandali, che è un grande, uno dei più grandi conduttori che veramente, cara Sara, ha portato al successo questo famosissimo format. Che dici Sara? Quindi... Adesso la parola a lui, perché mi ha detto che per contratto, tra virgolette, tra di loro parla lui. Parliamo di Aria Nuova, il vostro nuovo album. Raccontateci un po' quante tracce ci sono, dove possiamo acquistarlo, di cosa raccontate. Allora, buonasera e vorrei fare una premessa. Magari sarò ripetitivo, però è giusto dire a chi ci segue. Intanto abbiamo fatto il CD per tutte quelle persone che... hanno sempre detto, ma voi non suonate più? Siamo sempre stati assieme e visto che la vendita dei CD non è più quella di una volta. E quindi abbiamo pensato di rifare delle cose che a voi sicuramente torneranno in mente perché sono dei momenti particolari della nostra vita. Ma abbiamo fatto delle cose nuove e il titolo del CD, Aria Nuova, ha almeno 5-6 brani nuovissimi che nessuno conosce. Premetto, noi non abbiamo mai avuto la presunzione di scrivere delle grandi canzoni. Noi scriviamo delle canzoni che chiunque la mattina alzandosi possa canticchiarle. Sotto detto la doccia. Questo, ho detto tutto. Sotto la doccia, bello, mentre uno va a farsi, si prepara la colazione. Poi abbiamo aperto con questo grande successo di Gianni Bella, questa cover meravigliosa del 76. Che vinse il 13° Festival Bar. Personalmente sono un estimatore e di Gianni Bella, che reputo veramente una delle nostre pietre miliari della musica, anche se i pezzi li canta Celentano. E poi tutto quello che riguarda la nostra Sicilia per noi è importantissimo. Ma dopo avremo modo di risentirci. Grazie, arrivederci. Grazie. Ecco, spostiamoci qui un attimo. Terza puntata di questa quarta edizione di Bentornato Pomofiore. Siamo vicini alla finale, alla finalissima, quindi sarà dura anche perché questa sera nuovamente tanti concorrenti e la qualità si sta
alzando, anche se ricordiamo che ovviamente il concept del Pomofiore è quello del divertimento, quindi dilettanti allo sbaraglio, e ovviamente voi, poi la giuria soprattutto, è chiamata a votare lanciando o dei fiori o dei pomodori, ecco, in base all'indice di gradimento. I vincitori della categoria dei fiori e dei pomodori di questa terza puntata si andranno ad aggiungere ai finalisti che si scontreranno poi il 21 febbraio qui al Teatro Colosseum. Non lo dimenticate, è importante, spargete la voce in giro, perché il 21 febbraio stiamo preparando una grande finale. Ospite fisso di questo nostro format, chi è? Sara? Immancabile, fisso, presenza costante, simpatica, che porta brio e soprattutto al pubblico, Tony Carbone, un applauso. Buonasera, buonasera a tutti. Ma che bella aria che si respira a Bentornato Pomofiore. Qua c'è il romanticismo, e del resto con questa bellissima canzone di Castore e Polluce, voglio dire, pensiamo all'amore, che l'amore non è età. Stamattina infatti mi trovavo dal medico e c'erano una coppia che stavano così, una coppia di amici, 90 anni l'uno, e stavano parlando, e io involontariamente li ho spiati. Uno ci fa l'avvocato e dice: compare, ma dimmi una cosa, a livello sessuale tu come sei combinato? Dice: ma ringraziando a Dio la mattina colazione abbondante, mi guardo con mia moglie le fette biscottate con la Nutella, che mi sento grintoso, e facciamo l'amore. Dice: minchia, un complimento, compare, a 90 anni, bravo. Dice: poi a pranzo ci vediamo la soppopera, il segreto, la bella spaghettata al pomodoro, ci guardiamo e facciamo l'amore. Dice: complimenti, compare, a 90 anni già due volte, ma sei un fenomeno. Dice: la sera bistecca i ferri che irrobustisce, ci guardiamo negli occhi, il romanticismo, e facciamo l'amore. Dice: compare, è una cosa incredibile, sei da Guinness dei primati. Ma rimmo una cosa, compare, ma è da molto che fai queste cose? Dice: no, veramente volessi accominciare romane. È lui. Tony Carbone. Non c'è niente da fare. Bene, signori. Sara, abbiamo iniziato con un po' di romanticismo con i Castore e Polluce, la battuta immancabile di Tony Carbone, e adesso diamo spazio ai protagonisti di questo format fortunato, ovvero sia del Pomofiore, presentando chi? La nostra piccola mascotte, ma grande, grande allo stesso tempo, è bravissima, Nicole! Nicole! Applauso. Buonasera a tutti! Buonasera! Nicole! Questa sera anche lei pronta ad affrontare questa terza puntata, sì. Mi raccomando, sei già decisa, pronta ad andare a accompagnare, sì, tutti i vari concorrenti? Allora, accomodati pure dietro le quinte, perché è giunto il momento proprio di presentare il primo concorrente. Questa sera Alessandro Vassallo. Alessandro Vassallo, ecco, intanto adesso ti lascio alla bellissima Sara. Io so che canterai una canzone un po' anche impegnativa, sì, My Way di Frank Sinatra, ma come ti è venuta in mente? Mi piace cantare, ho scelto questa canzone, spero di emozionarvi un pochettino, ecco, almeno. Tu cosa fai nella vita? Io faccio il ragioniere. Quanti anni hai, questo si può 39, dire? Sì, 39, abbiamo detto tutto. Picciottino, 39 anni, neanche sempre, un ragazzino, un giovanotto. Bene. Basta, quindi volevo provare questa nuova esperienza. Una canzone bellissima, una canzone molto forte. Hai scelto una canzone impegnativa, quindi se è nelle tue corde questa canzone, va bene? D'accordo. E adesso il pubblico sarà sicuramente colui che dovrà valutare la tua esibizione. Quindi vi lasciamo ad Alessandro Vassallo con My Way. Grazie. Grande successo di Frank Sinatra. And every highway and more, much more than this, I did it my
regrets I had a few, but then again it through without exemption. I play each other for each careful step along the byway. Oh, much more than this, I did it. Emozione. Grazie mille. Alessandro Vassallo. Grazie mille. Ascoltare questa canzone, questo grande successo di Frenzina, è un fazzolettino perché hai perso. Cioè, mamma mia, l'emozione di Alessandro. L'aveva applauso. Detto e ce l'ha fatta. E adesso la parola va alla nostra giuria. Pubblico del Pomofiore. Votate! Grazie a tutti. Qualcuno, ecco, bravo. Ecco le nostre promozioni. Tutti i fiori, meno male. Venite qua ragazzine, bimbe, prendetevi l'applauso del pubblico del Pomofiore e ringraziamo le nostre giovani pomofiorine. Federica Zaccalone e Giulia Ciambra. Che insomma collaborano con noi. Alessandro, grazie mille. Sei rimasto contento? Sì. Va bene? Tutti i fiori? Bravo. Ok. Grazie, un applauso per Alessandro. Allora, adesso già subito la seconda esibizione di questa terza puntata del Bentornato Pomofiore con il prossimo concorrente. Ecco a voi Vita Galluppo. Vita Galluppo,
Da dove vieni intanto? Da Trapani. Da Trapani, quindi sei in trasferta questa sera. Sì. Quindi, e come mai hai deciso di partecipare al Pomofiore? Sai, lo spirito... ho seguito il programma, mi è piaciuto e dice, voglio fare questa esperienza. Esatto. Che bello, divertirmi. Ma tu canti per passione, per diletto? Perché per qua... divertirmi. Per divertirti. Mi piace so, cantare. So che la tua cantante preferita è Laura Pausini. Sì. Infatti stasera cosa canterai? Tra te e il mare. Bella canzone. Dedica a qualcuno? Sì, a mia sorella. Romantica con la sorella, poi ovviamente. Sì. Allora, ti ascoltiamo direttamente. Ti lasciamo il palco, okay. Ti lasciamo il pubblico di Bentornato Pomofiore. E quindi canta Vita Galuppo con Tra te e il mare. Un applauso. Grazie. Più paura di te, tutta la mia vita sei tu. Vivo di respiri che lasci qui, che consumo mentre sei via. Non posso più dividermi tra te e il mare. Non posso più sentirmi stanca di aspettare. Io che avrei vissuto da te nella tua straniera città, sola con l'istinto di chi sa amare, sola ma pur sempre con te. Non posso più dividermi tra te e il mare. Non posso più restare ferma ad aspettare. Diamo subito la parola alla nostra giuria, quindi votate per la nostra Vita Galuppo. Insomma, è un palco un po' misto. Fiori, molti fiori nella vita, qualche così pomodoro, ma voglio dire,
ma fa scenografia, attenzione, attenzione, non è che per, ecco, ne è caduto uno, ecco, grazie, grazie. No, ragazze, ragazze, no, questo può fare la differenza, è importantissimo, quindi portatelo di là e andiamo a fare i gol. Vita, non ti devi scoraggiare perché adesso devi vedere, ora guarda, 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 guarda come cambia adesso il pubblico del Pomofiore dopo che ha votato. Vita Galuppo! Grazie. Vedi? L'importante è che ti sei divertita, quindi è andata benissimo. Grazie. Ok, grazie Vita, puoi accomodarti di là, Eva. Tony, dove sei? Dove sei? Se ci sei batti un eccomi colpo, qui, sei di là. Eccomi. Tony, hai visto che grinta che hanno i nostri concorrenti? È vero, una voce potentissima, parlano sbagantati di rincia, ma come si suol dire così a Palermo. Hai visto il primo concorrente, il ragioniere, tutto sudato, che ha cantato My Way, bravissimo. È stato bravissimo. A proposito di ragioniere, mi è venuta in mente quella storiella realmente accaduta a Palermo, pensate, concorso alla regione, si presentano 5.000 candidati per un posto di ragioniere e viene scelto il ragioniere Patanè. Il ragioniere Patanè, tutto emozionato, arriva nell'ufficio della regione e viene ricevuto dal direttore del personale, il dottor Marco Giordano. Dice: caro Patanè, si accomodi, lei è un uomo fortunato, pensi, tra 5.000 persone è stato scelto lei, ma si accomodi, le faccio visitare il suo futuro ufficio, aria climatizzata, segretaria, frigo bar, qui lei ha tutto. Ma ragioniere Patanè, mi scusi, ma lei non è contento? Altri avrebbero fatto salti di gioia e lei è attivo, non lo so, mi pare sediato. Dice: no, dottore Giordano, le devo confessare una cosa. Dice: mi dica. Dice: veramente, ma che va pensando, che problemi ha? Non pensi a nulla, pensi, qui si lavora dalle 8 alle 14, dal lunedì al venerdì e poi lei è libero. Dice: no, veramente, dottor Marco Giordano, ma che va pensando? Dice: ma insomma, lei che problemi ha, ragioniere Patanè? Dice: veramente, quando insomma io ho un problemino, quando ho compilato la domanda, laddove c'era scritto sero di sana e robusta costituzione, ho scritto sì, ma in realtà non è vero, perché diciamo che nelle parti basse io insomma sono tutto liscio, perché quando ero militare, lei deve sapere, dottor Marco Giordano, che stavo lanciando una granata e il sergente mi ha detto di tirare la linguetta, però prima dovevo contare fino a 10, poi ecco, quindi io ho preso la granata e ho cominciato a contare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e mi è esploso tutto. Dice: ai ai ai, ragioniere, ma lei me lo doveva dire prima, però lei mi è simpatico, non si preoccupi, chiuderemo un occhio, lei verrà a lavorare lunedì regolarmente, lei lavorerà tranquillo dalle 10 alle 14. Dice: dottor Marco Giordano, ma lei non mi ha detto che lavorate dalle 8 alle 14? Sì, ma lei che ci viene a fare, non c'è lotteria, ce ne grattami in palle. Ecco che cos'è il Pomofiore. Sono stata scaricata dopo 6 mesi con un SMS. Ho chattato senza saperlo per 2 ore con un ottantenne in cerca di una nuova giovinezza. Ho collezionato 1.000 amici virtuali che nemmeno conosco. Mi sono affidata ad un assistente virtuale, confidata con uno psicologo virtuale, ho fatto anche sesso virtuale. Ma la casa è un'altra cosa. Nella zona residenziale di Palermo, Mirabilia, di Gennaro Francesco Paolo. Struttura ricettiva per anziani autosufficienti e non. Mirabilia, di Gennaro Francesco Paolo. Il benessere della terza età gestito da personale altamente specializzato e con servizi personalizzati su richiesta. Comunità alloggio per anziani, Mirabilia, a Palermo, in Viale Piemonte 60. Cannizzaro. Negozi di abbigliamento, calzature ed articoli sportivi di marche prestigiose. Cannizzaro, oltre ai suoi storici ed ampi punti vendita di Partinico e Palermo, presenta oggi il nuovo store di via Monte Pellegrino accanto Hotel Astoria. Personale cortese ed accogliente vi consiglierà per i vostri acquisti. Trovare oggi lo stile giusto per tutta la famiglia ad un buon prezzo è un colpo di Cannizzaro. Sono iniziati i saldi fino al 50%.
Bar d'amore, gelateria, pasticceria, gastronomia. Dal 1966 un luogo di ristoro elegante e confortevole. Oltre a cappuccini, cioccolate, caffè e spremute, è possibile trovare a colazione pasticceria e rosticceria sempre fresca e realizzata con ingredienti di qualità e prelibatissimi piatti espressi per il pranzo. I nostri punti di forza sono gli ingredienti di ottima qualità e di produzione propria e la scelta di personale qualificato e cordiale. Inoltre potrete scegliere tra una vasta quantità di dolci artigianali e tradizionali. Per festeggiare i tuoi avvenimenti speciali, rivolgiti al nostro servizio catering, ricco di tante specialità. Si effettua anche il servizio a domicilio. Bar d'Amore, lo trovi a Palermo, in Viale della Resurrezione 56. Visita la nostra pagina Facebook, Bar d'Amore New Look. CR Service Autoricambi esce fuori dai normali canoni dei tradizionali magazzini di autoricambi. Quello che ci differenzia dagli altri è la gestione dei nostri clienti. Punto di riferimento a Palermo dove poter trovare componenti automeccanici, elettronici e ricambi per fanali e aria condizionata a prezzi molto interessanti. Una vera e propria consulenza sull'utilizzo dei ricambi al servizio dei meccanici, carrozzieri, elettrauti e clienti privati. CR Service Autoricambi. Qualità, prezzo e cortesia per gli autoricambi a Palermo. In via Villa di Napoli 34. Telefono 091 42 20 24. Visita il nostro sito internet www.crserviceautoricambi.it. Finalmente a Palermo, Sisal Match Point. Pronostici in tempo reale sui campionati di calcio di tutto il mondo e su tutti gli sport. E ancora ippica, poker, casinò, slot. Pronostica comodamente da casa o vienici a trovare nei nuovissimi locali di Piazza Principe di Campo Reale 26 A, B, C a Palermo. Sisal Match Point. Le bomboniere personalizzate da Nino Parrucca saranno con il vostro nome e la data della vostra ricorrenza, pertanto vi invito a venirci a trovare in fabbrica. Troverete sicuramente un articolo che va bene per la vostra ricorrenza, ma anche per la lista nozze. Vi aspettiamo. Safir. Nata con prerogative di alta qualità, oggi Safir è l'industria per la sicurezza che, senza smentire un passato esclusivamente artigianale, abbina tecnologie molto raffinate e moderne all'esperienza e manualità che da sempre la contraddistingue. Safir, in via Ugo La Malfa 8573, la sicurezza dei tuoi beni più cari. Bittis Tour, nei nuovi negozi di via Roma 519 a Palermo, vi invita a visionare tutte le collezioni di calzature e abbigliamento uomo, donna e bambino delle migliori marche. Bittis Tour, vienici a trovare in via Roma 519 a Palermo. Vi aspettiamo! San Pio, a Palermo. Servizi ed assistenza per anziani, autosufficienti e non. San Pio, assistenza 24 ore su 24. Colazione, pranzo, merenda, cena. Possibilità del servizio di ristoro in camera, attività ricreative e religiosa, se supportata. Ambienti climatizzati, attività di primo soccorso, somministrazione terapia, assistenza medica non continuata, servizio lavanderia, personalizzazione dei servizi. San Pio, professionalità e cortesia, da 25 anni. Al servizio della terza età. Ecco cos'è il pomofiore.
La chiusura di questo del nostro sipario non è stata a caso, perché non vogliamo anticiparvi nulla per il prossimo ospite, vogliamo presentarvelo così ad effetto sorpresa. Quindi, signori e signori, per voi un seguace del principe. La incontrai per caso a Messina, proveniva da Cani Gatti, prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palles io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu, il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzodì. Poi mi scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, non può ballessi io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che hai more per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu, il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. Gianfranco Ponte! Eccolo qua, vieni Gianfranco, vieni, avvicinati. Eccolo qua. Mi spiava per Bacca. Ha capito, giovanotta? Mi spiava, sembrava più Edoardo De Filippi. Che brutta gente che c'è questa sera qua. Ti piace un prosepe, ti piace. Grande Gianfranco Ponte, lui ha la passione, sin da piccolo, tu, di Totò. Quando hai... Io sono piccolo, salto 1,75 m, grande Gianfranco, ti assicuro che avrà detto. Quando e come mai hai iniziato? Hai capito, Labriolo? Si vede sempre in televisione, il radio non si vede, qua mi davate il microfono, dico, hai capito Labriolo? Come avrebbe fatto Totò? Ma dico, ma come fatto a lavorare con uno, con tutto rispetto per chi è che non ha i capelli, senza capelli? Perché noi senza capelli abbiamo altre risorse, caro Gianfranco, che tu non sai. Lui non di certo, gli altri sicuramente sì, ma tu no. Fidati. Hai capito la Ma come farebbe se... bravo, bravo. Dagliela a lei, è il suo microfono questo. Che mi dai a me? A lei, ha capito, dagliela a lei. La devo posarla. La devi tenere. Non lo voglio fare più.
hai capito? Qua dice, fai tu, fai là, falla qua, tenga qua, tenga qua, grazie. Allora, l'anno scorso è stato il 50° della scomparsa del principe della risata, il grande Antonio De Curtis, e Gianfranco Ponte assolutissimamente non poteva esimersi dallo scrivere un libro ispirato proprio alla vita del grande principe della risata, ovvero sia Antonio De Curtis, 50 sfumature di Totò. Quindi una... Un applauso, cosa diciamo, cosa c'è all'interno di questo libro? Allora, all'interno di questo libro ci sono circa una 56ina, così si dice, di interviste, la prefazione di Nino Frassica, l'introduzione di Elena De Curtis, nipote di Totò, e dentro c'è una raccolta di interviste fatte a personaggi dello spettacolo che hanno lavorato con Totò, che lo amano, che lo portano anche nelle loro attività artistiche, belle fotografie, edizioni Odoia, copertina fatta a mano, disegnata da Depsa, che è uno dei più grandi autori italiani che abbiamo in Italia. Grazie a Gianfranco, grazie. E adesso, cara Sara, è giunto il momento di presentare l'ultimo concorrente di questa terza puntata di Bentornato Pomofiore. Oh yes. Vi presento la signora Ina Romano. Buonasera signora, benvenuta. Buonasera. Signora Romano, venga al centro, al perfetto. Centro. Come mai ha deciso di partecipare al Pomofiore? Cioè, un amico mio mi ha, non so, ha telefonato qua, sì. Mi ha chiamato. Quindi per caso, cioè, ha scritto per lei, lei non sapeva niente? No. Però si è ritrovata qua, sì. Insomma, le piace, segue anche il format, sì, sì. Il TV, quindi... Quando aveva 14 anni ha partecipato al famoso Cantagiro e c'era anche Mogolle, sì, in giuria, Mogolli, vero? E Bravo, Mogolle le disse, Caselli. Vai al Pomofiore che è meglio, cioè, no, non le ho detto. Certo. Si scherza. Io ci provo. Che canzone ha cantato? Allora, io ho cantato Lui di Rita Pavone. Ah, quindi questa sera farà di nuovo la stessa canzone? Sì, la stessa. A chi la vuole dedicare? A mio marito. Dov'è? Dov'è? Là sotto. Eccolo là, perfetto. Sara, che dici? Presentiamola, sì, ufficialmente? O senza filo. Questo qua è suo. Perfetto. Io lascerei il palco direttamente. Allora, una giovanissima, grintosa Ina Romano con questo grande successo di Rita Pavone. Lui. Grazie. Facci sognare. Sì, faccio ballare. Non lo scordir mai. Thank you.
ritorna da sé. Si ritorna da me. Vorrà dire anche lui è innamorato un po' di me. È rimasta nel cuore. Non abbiamo parole. Sara, quella, la signora ci balla nel chicchirito a tutte e due. Va bene, pubblico del Pomofiore, votate! Votate! Ma non c'erano dubbi, non c'erano dubbi. Ecco, ecco, ci sono fiori per terra. Tony, tu che ne pensi di questa signora? Ma pensate che io ho parlato con alcuni parenti della signora Ina, i quali mi hanno detto, dice, per parlare con Ina siamo costretti a attaccarla, a imbavagliarla. Cioè, addirittura uno inizia un discorso con la signora Ina a Piazza Croci e lo finisce o Pluteama, perché va a Satariano. Incredibile. L'altra volta faceva il turno al municipio, c'ha però a fare l'anestesia totale. Brava Ina, brava, brava. Complimenti, complimenti. Questi sono i protagonisti del Pomofiore, Sara. Ecco che cos'è il Pomofiore. Sono stata scaricata dopo 6 mesi con un SMS. Ho chattato senza saperlo per 2 ore con un 80enne in cerca di una nuova giovinezza. Ho collezionato 1000 amici virtuali che nemmeno conosco. Mi sono affidata ad un assistente virtuale, confidata con uno psicologo virtuale, ho fatto anche sesso virtuale. Ma la casa è un'altra cosa. Nella zona residenziale di Palermo, Mirabilia, di Gennaro Francesco Paolo. Struttura ricettiva per anziani autosufficienti e non. Mirabilia, di Gennaro Francesco Paolo. Il benessere della terza età gestito da personale altamente specializzato e con servizi personalizzati su richiesta. Comunità alloggio per anziani, Mirabilia, a Palermo, in Viale Piemonte 60. Cannizzaro, negozi di abbigliamento, calzature ed articoli sportivi di marche prestigiose. Cannizzaro, oltre ai suoi storici ed ampi punti vendita di Partinico e Palermo, presenta oggi il nuovo store di via Monte Pellegrino accanto Hotel Astoria. Personale cortese ed accogliente vi consiglierà per i vostri acquisti. Trovare oggi lo stile giusto per tutta la famiglia ad un buon prezzo è un colpo di Cannizzaro. Sono iniziati i saldi fino al 50%. Bar d'amore, gelateria, pasticceria, gastronomia. Dal 1966 un luogo di ristoro elegante e confortevole. Oltre a cappuccini, cioccolate, caffè e spremute, è possibile trovare a colazione pasticceria e rosticceria sempre fresca e realizzata con ingredienti di qualità e prelibatissimi piatti espressi per il pranzo. I nostri punti di forza sono gli ingredienti di ottima qualità e di produzione propria e la scelta di personale qualificato e cordiale. Inoltre potrete scegliere tra
una vasta quantità di dolci artigianali e tradizionali. Per festeggiare i tuoi avvenimenti speciali, rivolgiti al nostro servizio catering, ricco di tante specialità. Si effettua anche il servizio a domicilio. Bar d'Amore, lo trovi a Palermo, in Viale della Resurrezione 56. Visita la nostra pagina Facebook, Bar d'Amore New Look. CR Service Autoricambi esce fuori dai normali canoni dei tradizionali magazzini di autoricambi. Quello che ci differenzia dagli altri è la gestione dei nostri clienti. Punto di riferimento a Palermo dove poter trovare componenti automeccanici, elettronici e ricambi per fanali e aria condizionata a prezzi molto interessanti. Una vera e propria consulenza sull'utilizzo dei ricambi al servizio dei meccanici, carrozzieri, elettrauti e clienti privati. CR Service Autoricambi. Qualità, prezzo e cortesia per gli autoricambi a Palermo. In via Villa di Napoli 34. Telefono 091 42 20 24. Visita il nostro sito internet www.crserviceautoricambi.it. Finalmente a Palermo, Sisal Match Point. Pronostici in tempo reale sui campionati di calcio di tutto il mondo e su tutti gli sport. E ancora ippica, poker, casinò, slot. Pronostica comodamente da casa o vienici a trovare nei nuovissimi locali di Piazza Principe di Campo Reale 26 A, B, C a Palermo. Sisal Match Point. Le bomboniere personalizzate da Nino Parrucca saranno con il vostro nome e la data della vostra ricorrenza, pertanto vi invito a venirci a trovare in fabbrica. Troverete sicuramente un articolo che va bene per la vostra ricorrenza, ma anche per la lista nozze. Vi aspettiamo. Safir. Nata con prerogative di alta qualità, oggi Safir è l'industria per la sicurezza che, senza smentire un passato esclusivamente artigianale, abbina tecnologie molto raffinate e moderne all'esperienza e manualità che da sempre la contraddistingue. Safir, in via Ugo La Malfa 8573, la sicurezza dei tuoi beni più cari. Bittis Tour, nei nuovi negozi di via Roma 519 a Palermo, vi invita a visionare tutte le collezioni di calzature e abbigliamento uomo, donna e bambino delle migliori marche. Bittis Tour, vienici a trovare in via Roma 519 a Palermo. Vi aspettiamo! San Pio, a Palermo. Servizi ed assistenza per anziani, autosufficienti e non. San Pio, assistenza 24 ore su 24. Colazione, pranzo, merenda, cena. Possibilità del servizio di ristoro in camera. Attività ricreative e religiosa, se supportata. Ambienti climatizzati, attività di primo soccorso, somministrazione terapia, assistenza medica non continuata, servizio lavanderia, personalizzazione dei servizi. San Pio, professionalità e cortesia, da 25 anni. Al servizio della terza età. Ecco che cos'è il pomofiore. È arrivato anche il momento di chiamarlo qui sul palco, no? Non c'è bisogno assolutamente di presentarlo, perché lui è unico. Lo nel facciamo suo genere. Chiamare dal pubblico. Sì, attraverso... Signori, eccolo qua. Grazie, grazie. Non ci facciamo mancare nulla, bentornato Pomofiore. Devo dire che poi noi siamo sempre imbattibili. Il palermitano, il siciliano è sempre imbattibile. Pensate che stamattina guardavo un video che c'è stato un congresso europeo, si parlava di medicina e lavoro e c'erano vari giornalisti, e chiaramente ogni giornalista si vanta sempre la propria nazione, prende la parola e esordisce il giornalista francese. Noi in Francia abbiamo superato tutti, abbiamo preso un nostro uomo, gli abbiamo sostituito i due reni. Dopo sei mesi si è andato a cercare il lavoro. Applauso e tripudio generale di tutto il congresso. Esordisce però il tedesco. Dice Minchunen.
noi in Germania siamo i più forti di tutti, noi avere preso nostro uomo tedesco, abbiamo sostituito i due reni, due polmoni, cistifellea, fegato, milza, pancreas, dopo 4 mesi si è andato a cercare il lavoro, minchiunen, minchia, tutti i cristiani del congresso satareavano, si scippavano i capelli. Ora c'era il giornalista, che non può mancare mai, palermitano, di un giornalino locale, dice, io che cosa succede a chi? Però non si perde d'animo, dice, noi in Italia abbiamo superato a tutti, noi abbiamo preso un nostro uomo completamente senza cervello, lo abbiamo messo a Roma al governo, dopo un mese andiamo a cercare tutto il travaglio. E questo è così, vabbè, dai, fatevi un applauso. Ma noi siamo così. No, devo dire che è bello, ecco, questo è l'appuntamento del 2018, finalmente ci siamo così scrollati, ecco, dalle spalle le feste, perché queste feste ci hanno reso un po' ansiosi, ecco, le feste, questi saluti, questa ipocrisia degli auguri, ma arrivavano un telefonino, centinaia di auguri di gente che non si è fatto sentire mai. Buon anno a te famiglia, finalmente non c'è più. Adesso per il palermitano rimane cornuto tu e tutta la torrazza. Che è più, ecco, è più caloroso. Noi siamo così a Natale, tutti liberi, tutti in ferie, un travagliava nudo, le strade intasate. Addirittura sono andato, ne parlavo col mio amico Giordano, sono andato alla regione in un ufficio, non diciamo dove per la privacy, mi avevano detto, dice, Tony, vacci di pomeriggio, perché pomeriggio non c'è nudo. In effetti non c'era nudo, manco in piazza, e c'era un usciere. Dice, mi scusi, ma qua alla regione di pomeriggio non lavora nessuno. Dice, no, un travagliava la mattina, i pomeriggi un bianco, ecco, ma è così a Natale per le feste, è così. A Natale siamo tutti contenti, anche i cani nel loro piccolo, il cane che fa la pipì nell'albero di Natale, che cosa pensa? Dice, finalmente mi metterà la luce nel gabinetto. Siamo tutti felici a Natale. Il mio amico che mi guardava tranquillo dice, lo sai Tony, mia moglie da una settimana è scomparsa. Dice, come mai? Che è successo qualche cosa? Dice, no, è Ocona da fare la spesa. Dice, come? Ma non stai in pensiero, visto che era incinta, mi pare. Dice, sì, ma non lo sai che Ocona deve accattare i femmine. Non solo, i punti, ormai finitelo di fare, ecco, lo potete fare. Non solo i punti della partoriente glieli caricano nella tessera, o picciriggio già nasce codificato. Addirittura una mia amica è stata costretta ad andare a partorire in ospedale perché dice Ucona davi a chiuiuto. Cioè, cose da pazzi, è così. Che poi ora nei supermercati ci sono state delle lamentele. Io ho comprato, ho avuto periodo di Natale, un virus intestinale, e ho comprato al supermercato 2 banane. Le ho messe nella bustina, sono andata alla cassa, 3 euro. Dice, si minchione, 2 banane, 3 euro. Dice, no, c'è il sacchetto, si paga. Dice, si sente, ma il sacchetto qua nello scontrino vedo che me l'ha messo 2 euro, non erano 2 centesimi. Dice, vabbè, ho sbagliato, non è che ci poteva mettere io 2 banane in te mano. Ci solo so, ma neanche nel di dietro. Cioè, è così, è così. Che poi vi svelo, cari amici, in confidenza, io amo molto la pasta con la zucchina fritta. Mi piace molto la pasta con la zucchina fritta. Cercavo nel reparto ortofrutto, non c'erano le zucchine. Fortunatamente il direttore mi ha riconosciuto, dice, signor Tony, so chi è lei, forse gliene pesco una all'interno. Mi portò una zucchina tanta, dice, perché lei è rimasta l'ultima, 9 euro. Ci disse, minchia, 9 euro una zucchina. Ci disse, mi scusi, il direttore, lo sape con 9 euro, non sa infilare. Dice, un attimo a turno, perché prima mi ha infilato una melincina tunisina 24 euro e un ananas 18 euro. Cioè, così, noi siamo così, a Natale. A Natale c'è chi è rimasto per il veglione anche a casa, romanticamente. Ci sono quante coppie sono rimaste a casa, una coppia di amici miei sono rimasti a casa, lei ha preparato la cenetta, lo spumante, tutto pronto col pandoro, a mezzanotte meno 5 minuti lei guarda suo marito e lo mette alla prova. Amore, è mezzanotte meno 5 minuti, tra 5 minuti è l'anno nuovo, ipotizzando che fossero gli ultimi 5 minuti della nostra vita. Tu non so che volesse fare, il marito per essere galante dice, amore, l'amore è con te. Dice, sì, è nella voce 3 minuti. Perché la velocità, diciamo, che è una brutta bestia. Alcuni sono veloci. Poi, a Natale,
per le feste tutto diventa più bello, la nostra città è piena di illuminazione. Pensate che questa l'ho messa anche su Facebook, pensate che un sindaco di una cittadina italiana ha pensato di indire una gara d'appalto per disegnare all'ingresso del municipio un bell'albero di Natale. E si sono presentati tre pittori, un pittore milanese, un pittore di Bolzano e non può mancare il pittore palermitano. In che palermitane sono runneghie, in tutte le parti del mondo. Il sindaco apre le buste, la busta del milanese, pittore milanese 3.000 euro, busta del pittore di Bolzano 6.000 euro, pittore palermitano preventivo di 9.000 euro. Dice, minchia, non è come ci sono fatto, e li convoca. Il pittore milanese si presenta davanti al sindaco, il sindaco lo guarda e dice, guardi, lei è stato molto, insomma, molto bravo perché ha presentato un preventivo molto basso, 3.000 euro, come mai? Noi a Milano siamo precisi, ordiniamo materiale online, risparmiamo il 70% dei costi, colori in acrilico, 2.000 euro il materiale, 1.000 euro la mano d'opera. Stanno ridendo perché mi volevo abbracciare, questo è il bello della diretta. Che sono focoso. Si presenta il pittore di Bolzano. Il pittore di Bolzano dice: noi siamo precisi come i tedeschi, noi ordiniamo solamente colori certificati, materiale certificato, pennelli certificati, addirittura in pelo di cinghiale, caro signor sindaco, che appena lei passa il colore nel muro, addirittura lo cinghiale è cavucete, 4.000 euro il materiale, 2.000 euro la mano d'opera. Pittore palermitano. Il sindaco Italia dice, senta, ma come mai voi in Sicilia ve la passate un po' male? Insomma, ci sono problemi e lei mi ha presentato il preventivo più caro. Dice, caro cugino sindaco, perché noi siamo tutte cugine, dice, adesso le spiego la suddivisione dei costi. Dice, 3.000 euro si piglia lei. 3.000 euro mi una mia. E 3.000 euro ci diamo un milanese per fare un travaglio. Capita. Perché a Natale è così, a Natale, ecco, a Natale ci sono queste follie. Poi addirittura ci sono delle famiglie che si sfasciano a Natale, addirittura per alcuni equivoci, alle volte capita. Pensate, la classica famiglia il 7 dicembre a tavola con la cenetta natalizia, il televisore col sottofondo con le musichette di Natale e c'è marito e moglie, figlia di 20 anni, cuzzito, e bambina di 10 anni. La bambina di 10 anni sta lì a suo padre e a sua madre, dice, mamma, papà, vi devo svelare una cosa che non vi farà piacere. Dice, dimmi figlia mia. Dice, io non sono più vergine. Minchia, un padre che ha fatto un pugno nella tavola. Sta lì a sua moglie e dice, disgraziata, il tuo DNA di tinta fitusa gliel'hai trasmesso pure a piccina di 10 anni. Perché ti immagini che non l'ho saputo che tu te la fai col salumiere, col postino, culattaro, col bummularo, col bummularo a bummularo fa puntare per 7 ore, so tutto di te, e tu disgraziata a 20 anni, tale madre, tale figlia, ho saputo che oltre a essere fidanzata te la fai con tutti i compagni del liceo, tinta fetusa madre, DNA fetuso le figlie e pure le piccerida, si susa mugghiere, dice, tutto in tuo cornuto, mi hanno detto tutto di te, la tua segretaria mi ha detto che insomma si è confessata che se la fa con te, il tuo segretario rapia portettività, tia Anura, segretaria Anura e a scrivania pure Anura, tutta Anura. So tutto, ma comunque per ora pensiamo per la bambina. Figlia mia, com'è stata questa violenza? Dice, no papà, no mamma, ma che avete capito? La messa mi ha detto, per la recita di Natale non sarò più vergine, farò la pastorella. Grazie Maurizio Midulla. Tony Carpone. Grazie. Stai con noi, non andare via, No, 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 no. Perché come al solito con questa tua parentesi brillante, allegra, chiudiamo questa prima parte della terza puntata di Bentornato Pomofiore.
e dobbiamo già dare i primi risultati dei primi tre concorrenti che si sono esibiti. Quindi iniziamo a dare il punteggio, Sara, ok? Sì, i punteggi. Allora, Alessio Vassallo ha totalizzato 0 pomodori e 16 fiori. Con la canzone My Way, il nostro ragioniere, caro, ragioniere. Caro Tony. Caro Tony, non sono le carote grosse. Poi che abbiamo, Sara? Vita Galuppo, 7 pomodori e 9 fiori. La nostra Vita che ha cantato la canzone di Laura Pausini. E poi la simpaticissima Ina Romano. Ina Romano. Un pomodoro e 15 fiori. Ecco fatto. Questi sono risultati parziali, perché nella seconda parte ci saranno altri concorrenti che si esibiranno e poi dopo faremo, insomma, il confronto e decreteremo il vincitore dei fiori e dei pomodori. Detto questo, termina qui questa prima parte della terza puntata di Bentornato Pomofiore. Maurizio Midulla, Sara Priolo e Tony Carbone vi danno appuntamento alla prossima volta, sempre qui al Teatro Colosseum, e dobbiamo decretare i vincitori della categoria fiori e pomodori. Grazie, alla prossima puntata. Ciao. Ecco che cos'è il pomofiore. Dimmi che cos'è il pomofiore. Cantare, vuoi ballare, sai suonare una patata, con le orecchie sai girare la frittata. Non importa anche se sbagli, se ci metti la passione, questo è amore, il pomofiore. Sampio, a Palermo. Servizi ed assistenza per anziani, autosufficienti e non. Sampio, assistenza 24 ore su 24. Colazione, pranzo, merenda, cena. Possibilità del servizio di ristoro in camera. Attività ricreative e religiosa, se supportata. Ambienti climatizzati, attività di primo soccorso, somministrazione terapia, assistenza medica non continuata, servizio lavanderia, personalizzazione dei servizi. Sampio, professionalità e cortesia, da 25 anni, al servizio della terza età.